se i ragazzi che abitano un luogo prima o poi vanno via, non ci può essere crescita per il territorio. Così la preside della scuola media Pirandello Svevo sottolinea l'importanza di valori come l'appartenenza e l'identità culturale nella formazione degli adolescenti, che in questa scuola studiano la musica come materia curriculare, imparano a suonare gli strumenti, a cantare, a lavorare in gruppo e da solisti. Abbiamo un po' scelto Giancarlo Siani come testimonial di questo percorso, ma come ho avuto modo di dire anche prima nel mio intervento, perché per lo sviluppo sostenibile, cioè questi ragazzi devono capire che se non si impegnano in prima persona verso ciò che amano, il loro ambiente non cambierà mai. Un apprendimento ci trasforma, ci cambia soltanto quando diventa parte del nostro vissuto, cioè quando diventa anche un sentimento, qualcosa che scende non soltanto nella testa ma anche nel ventre, nella pancia delle persone. Se uno conosce la bellezza non può tornare indietro, se uno è educato alla bellezza non può diventare un camorrista. Un percorso per educare il senso estetico degli adolescenti, anche come strumento che irrobustisce la dimensione civica dell'individuo e della comunità. In un incontro a Palazzo San Giacomo col sindaco De Magistris e l'assessora all'educazione Palmieri, i docenti hanno presentato il loro progetto pedagogico, mentre i ragazzi hanno eseguito in una piccola formazione orchestrale alcune musiche della tradizione napoletana antica, sotto la guida dei maestri Nocerino e Vanacore. È un lavoro, diciamo, che ci impegna moltissimo, però ci dà anche tante soddisfazioni. La musica invece è solamente bellezza, amore, splendore, gioia. Guardate gli occhi di questi ragazzi, guardate gli occhi come sono splendenti, che stanno cacciando, cosa stanno dicendo. Imparano bene? Sì, sono favolosi.